Ciao ragazzi e benvenuti oggi a questo nuovo tutorial di Photoshop. Oggi andremo a vedere come sia possibile creare un'animazione GIF, quindi una GIF animata, in semplici passaggi, ok? Prima cosa dobbiamo avere i pezzi che saranno poi la nostra GIF, quindi unire vari pezzi. Sotto il video troverete un pacchetto zip che metterò nelle impostazioni del video, dove troverete questa stella così per testare le vostre animazioni, per creare le vostre animazioni. Prima cosa dobbiamo creare l'area di lavoro, ok? Quindi dobbiamo creare un file, creare un nuovo file e preparare in questa maniera le varie aree che poi andremo conforme ad unire per creare il nostro fotogramma, ok? La nostra GIF. Carichiamo il file, che nel mio caso è 113x113 perché è la GIF che andremo a lavorare, e separatamente carichiamo queste immagini nell'ordine come noi vogliamo vengano inserite nella GIF. Notate l'animazione che è stata creata, manca l'ultima parte che è questa. Manca di proposito perché l'ultima parte corrisponde alla prima, e quindi per creare un'animazione che dia una certa fluidità non conviene mettere due volte l'ultima immagine. Quindi andremo a caricare di proposito tutte le immagini che troverete nel file che vi lascerò in fondo al video. Una volta caricate tutte le immagini, vedrete come appaiono. C'è questo, che è l'area dove noi andremo a lavorare, e ci sono le varie immagini che compongono la nostra animazione. Ok? Fino a questa. Ok? Quindi con queste noi andremo a comporre la nostra animazione. Cosa importante, andiamo sulla nostra prima immagine che abbiamo creato, quindi su questo quadrato vuoto. Qui nella parte bassa, se non ci dovesse essere questa finestra, possiamo andare nella finestra e mettere animazione o timeline. Ok? Possiamo mettere la finestra timeline, compare automaticamente questa finestra che noi abbiamo qui giù. Nella timeline troveremo timeline video o crea animazioni fotogramma. Noi clicchiamo su crea animazioni fotogramma e impostiamo questo, creiamo animazione fotogramma, e vedremo adesso che la prima parte in questo momento è vuota. Si tratterà semplicemente, con molta facilità, di prendere queste animazioni, prendere questa, copiarla e incollarla. Io consiglio di fare in questa maniera, di prendere ed eliminare nel momento in cui incollate, così non correte rischi di mettere due volte la stessa immagine. Copiare, modifica, copia e incolliamo sulla stessa immagine. Non vi preoccupate che poi vi spiego perché questo modo di lavorare. È molto semplice, vedrete. Ok, eliminiamo, copiamo e incolliamo. Io utilizzo questo sistema perché è buono per mostrare video, ma poi potrete utilizzare gli smart code, che sono quelli praticamente tipo Ctrl C e Ctrl V, che aiutano notevolmente, ok? E essere mai rapidi. Io faccio così giusto perché sto facendo un tutorial. Ok, vado a eliminare questo. Prendo quest'altra immagine. Metto qui ed elimino questa immagine. Modifica. Oh, scusate. Copia. Incolla ed elimina. Perfetto.
Adesso abbiamo incollato tutte queste immagini. Le immagini in realtà sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 immagini. Vado qui sotto e faccio 1, 2, 3, 4, 5 e 6 immagini, ok? Ho dato lo stesso numero di immagini parte. Perché ho fatto questo sistema? Adesso andremo a creare la nostra GIF. Allora, indipendentemente dall'immagine che noi ci troviamo, possiamo vedere di attivare o disattivare questi occhi laterali. Questi occhi per il momento sono stati copiati in tutte le immagini. Quindi prendo la prima immagine. Questo perché? Perché io posso decidere di partire dall'inizio o dalla fine dell'immagine per crearla, ok? Posso farla partire da qui. Posso farla partire da qui o da qualsiasi altra frame. Ecco perché è buono copiare direttamente l'immagine. Io so che le mie immagini sono 6, quindi ripropongo 6 qui e adesso vado a lavorare sulle immagini. Io voglio che la prima immagine che appaia della mia stella sia questa, ok? Quindi livello 1, che faccio? Disattivo la visibilità di tutti i livelli. Ecco che qui mi compare livello 1. Ora vado in questa immagine. Una volta andato in questa immagine, tolgo livello 1 e carico il livello 2. Ok? Vado in questa immagine. Tolgo livello 1 e carico il livello 3. Vado in questa immagine, tolgo livello 1 e carico il livello 4. Spero che adesso, mano a mano che facciate, sia piano piano più chiaro. 5. E per infine il 6. Ok, adesso abbiamo creato quello che in realtà è la nostra immagine. La nostra GIF è già stata creata, vedete? Si muove. Questo siamo già nella prima parte. Adesso vediamo questa parte di sotto. Allora, un consiglio che do per avere un tempo simultaneo è quello di unire, io devo lasciare in questo momento il microfono, di unire questa frame con lo shift con l'ultima frame. Adesso possiamo dare un tempo generico, ok? Un tempo generico che può essere in questo caso. Voglio mettere 0,2 secondi. Attenzione, qui c'è un'altra opzione. Se noi vediamo la frame, gira una sola volta, ok? Dopodiché si ferma. Dato che noi la nostra GIF possiamo decidere quante volte, utilizzando l'opzione che si trova qua sotto, sta scritto una volta, noi la mettiamo in sempre. Una volta messa in sempre, la nostra GIF girerà all'infinito, creando così la nostra GIF. Ora noi diciamo che sta andando un po' troppo lento. Io voglio anzi renderla più rapida. Seleziono questa GIF. Se io voglio dare a una sola GIF un tempo maggiore, posso per esempio selezionare questa e decidere di dare uno stacco di un secondo solo con questa GIF. Quindi quando il mio cronometro passerà, la GIF si fermerà un secondo e poi continuerà a camminare. Oppure posso scegliere le GIF, in questo caso prenderne due o tre insieme, e dare il tempo che desidero per ogni GIF. Ok? Io quindi ho regolato quella meno tempo, questa più tempo, quando io darò l'esecuzione. Ogni GIF sarà lenta, tranne l'ultima che sarà più veloce, ok? E così via. Posso decidere di farlo in tutte insieme e dare un altro tempo. Per esempio, posso bloccare la GIF, metterle tutte insieme e scegliere di dare un altro tempo attraverso questo contatore, che posso mettere in questo modo 00, no, scusate, 0 03. Qui noterete che la GIF gira un po' più veloce, ok? Quindi poi sta a voi decidere il tempo e decidere come farlo. Adesso andiamo invece al salvataggio di questa GIF.
Nel momento che vado qui nel salvataggio, devo salvarla per il web. È importante salvarla in questa maniera per poi avere la GIF che funzioni in maniera corretta. Qui apparirà l'opzione GIF. Qui normalmente dobbiamo lasciare in questa maniera. Quello che dobbiamo vedere è la qualità. Ci interessa molto il discorso di qualità. La qualità deve essere bilineare. Questo per far sì che rispecchi gli stessi paragrafi anche a rispetto della velocità di come la GIF è stata creata. Ok? Attenzione, noi possiamo mettere immagine semplice, come possiamo anche creare una GIF e far creare le varie immagini. Questo lo vedremo in un altro, nel prossimo video che faremo, lo vedremo presto. Allora, quindi porre bilineare, ok, e salvare. Col bilineare. Ora lui sceglie la cartella con la quale verrà messo. Io scelgo un nome, GIF bilineare, giusto per rimarcare ancora questo concetto, e andiamo a salvare nel mio desktop. Ok? Fatto questo, molto semplice, abbiamo qui la nostra GIF bilineare, che è l'insieme di tutte queste immagini. Ora possiamo testarla con vari programmi. Ci sono programmi tipo per esempio i navigatori che testano molto bene, ma anche i programmi di foto. Alcune foto testano molto bene, solo che un programma ci vuole un po' più di tempo. Vedete, nella stessa velocità che io ho messo qui su Photoshop, ok? Con la stessa velocità appare qui. Qui è un pochino più rapido perché stiamo testando come foto. Ma se noi già usciamo dalle foto, scusate, perché qui l'abbiamo fatta per il web, ok? Se noi già usciamo, però si può testare con i programmi così, ma se noi già usciamo e andiamo a vedere con Google Chrome, per esempio, noterete che la velocità è praticamente la stessa, ok? Logico che poi dipende anche da quanti spray stanno contemporaneamente, in questo caso c'è solo lui, quindi va un pochino veloce, però poi questo è tutto da testare in base alla propria GIF. Se vogliamo una velocità che vada più lenta, invece possiamo salvarla. Quando andiamo a salvare per il web, possiamo salvarla in maniera vicino più prossima, no, bicubica, per esempio. Ok. Quando andiamo a salvare, in questo caso mettiamo bicubica. Sono varie maniere di fare GIF, ma più o meno sto cercando di dare tutte le informazioni possibili. Vediamo che adesso andiamo ad aprire la bicubica con sempre Google e vediamo che dà lo stesso risultato, lievemente più veloce. Ma questo poi magari dovete vedere voi come appare conforme a questo e semplicemente rallentare e diminuire i tempi perché io ho messo un tempo molto veloce. Però se già metto un tempo più piano, già come avete visto, già fa in maniera diversa e la salva anche in maniera diversa. Ragazzi, poi è tutto testare. Per oggi è tutto. Ci vediamo presto al prossimo tutorial Photoshop. Ciao!